E via! Ciao ragazzi, bentornati nel mio salotto, Mattia Tedesco. Ciao a tutti. E credo che sia una... cioè, non che l'altra volta tu non fossi a tuo agio nelle cose in cui, di cui parlavamo, ma oggi parliamo di Michael Landau. Croce delizia. Sì, croce delizia, chitarrista incredibile, ha suonato con tutti, sì, famosissimo qua in Italia per... Anche con me. Anche con te, è vero, anche con lui nel disco di, Eros cosa. C'erano in diversi brani, sono lui, Giorgio Secco e Landau, appunto Michael Landau, e... appunto per, da noi poi famosissimo lui per il solo degli angeli e per mille altre cose. Hai detto Landau. Landau, bravo, l'ho imparato da perché te, tutti è Landau, lo chiamano imparato come Barbetti o Barbetti. Non è che ti, cioè, ti incazzi poi dici scusa, ma no, non è sbagliato, grazie, hai studiato, no, bravo, l'ho imparato da lui, bravo. E allora siamo andati su strumentimusicali.net e abbiamo messo su una pedaliera. Landau era out of stock, cioè Landau non ci poteva, non c'era, comprare, le mani di Landau non si potevano comprare, niente. Però abbiamo trovato un sacco di pedali che appunto oggi utilizziamo. Sull'ampli che vedete qua dietro avete un Sheraton, sostanzialmente vedetelo come un Fender pulito, cioè, così partiamo da una situazione neutra e aggiungiamo colori per fare quel tipo di sonorità. Esatto, e... ma di che Landau, perché non c'è, che, appunto, non c'è è una persona, esatto, sì, cioè, è quale quello... Landau in effetti, quale, perché ho pensato al Session Man, no, però quanti ciao anni è che lo fa e ha comunque attraversato diverse fasi e con chi ha suonato, con chi ha suonato, quanti suoni sono stati richiesti, ci vorrebbero dei rec, tante altre cose, quindi cose che no, ad oggi non sono neanche più in produzione. C'è il Landau moderno, quindi quello che è in tour in questo momento, magari con James Taylor, piuttosto che nel, col suo trio, quartetto, insomma, le sue situazioni, come pure c'è il Michael Landau, discograficamente parlando, più legato a delle sue band. Scusa, ti fermo, abbiate pazienza, vieni qua, perché abbiamo un problema. Non l'ho toccato, mi ha già fatto 20 video sua oggi, che io non... Questo lui poi va prego bianco e nero, allora c'è anche il Landau, quello dei Reggae Nonkins, piuttosto che quello dei Burning Water, quindi progetti discografici suoi, quindi come se fossero dei dischi solisti ma con band, dove comunque ha tirato fuori delle sonorità molto vicine a Jimi Hendrix, a Stevie Ray Vaughan, a Nirvana anche, con i Reggae Nonkins. Arrivo, stanno suonando la strada. Esatto. Anche sonorità molto legate al mondo di Nirvana, cosa che uno può dire, ma che strano. Cosa c'è invece c'entra? No, c'è un esatto. Poi c'è anche da dire questa cosa, questo non è sicuramente un tutorial sul suono di Landau, ma è sempre legato al fatto di dire divertiamoci ad andare a scorrere su strumenti musicali e vediamo quello che c'è proprio in stock che ci ispira a quel tipo di sonorità. Esatto, non andiamo alla ricerca di un Proctavia Trico Brain del 1915, capito, che costa un'infinità, o di un Univibe vero, che sono sì pedali costano clamorosi, più di tutti i pedali che abbiamo qua sotto, di tutto, compresa la spedizione, la chitarra, sì, e l'ampli, esatto, capito, sì, quelle sì cose lì, quindi lì sarebbe anche giocare facile, certo, se vogliamo. Allora ho voluto selezionare insieme a te un po' di pedali che ripercorrono, ecco, voglio ripercorrere un po' le varie fasi, ecco, quindi ho preso di ogni fase un qualcosa. Sì, di fatto è un sunto, diciamo, è un best of portatile. Sì, esatto, un best quindi of portatile. In realtà anche questo è figo perché non c'è appunto una fotografia di un momento, no, è un po' una rilettura, no, di quel tipo di sonorità fatte da Mattia. Esatto, è un racconto filosofico di quello che possono regalare questi pedali e del perché gli piacciono a lui magari. Chiaro, queste e cose. Ci terrei a dire una cosa, ci sono tutti i prezzi qua sotto e ci tengo a dirvi che l'ultra vibrato UV300 è uno dei pedali meno cari in assoluto che ci sono in commercio, eppure nel mondo è lì, perché esatto, è un bel Behringer pedale ed è della Behringer. Quindi della di nuovo via i paraocchi, c'è cioè della roba bella, esatto, anche se costa pochissimo. Per il resto parto da destra, vado a sinistra. MXR Octavio, che il Pro Octavia rifatto, giusto? Sì, non mi ricordo se è Pro Octavia o Octavia, vabbè, comunque quello Fuzz, Octafuzz. Poi l'Univibe anche sempre, qua, vabbè, che si è sempre di MXR, che si rifà i suoni vecchi. Maxon SD9, che è il vero marchio di fabbrica di Landau. Poi vabbè, l'accordatore, che è messo lì in mezzo per qualche motivo. Sì, è messo lì in mezzo per fare un po' la funzione di muto tutto nel caso io abbia acceso Octavio SD9, sì, che creerebbero un po' troppo ronzio. Okay. È un po' un SOS. Okay. L'ho messo lì perché si sa mai. Si sa mai, okay, esatto. Poi abbiamo l'ultra vibrato messo qua in mezzo perché di nuovo un tipo di sonorità che è lì, e voi di
dite, cavolo, mi hai messo l'univibe prima, l'ultra vibrato. Sì, ma perché non è che le modulazioni devono per forza stare dopo le... È questione di gusto. E dopo infatti tratteremo anche questa cosa. Tra l'altro in tutto questo non abbiamo fatto la sigla. Oggi niente sigla. Niente sigla. Plexiton, per ricreare quella sonorità Marshall che è tipica sua, noi siamo su un amplificatore di stampo Fender. Esatto. Per cui abbiamo un super clean e lo facciamo così. Alla fine c'è ancora il classico pedale del volume che lui utilizza tipo tutto il tempo. Mi ricordo che mi hai detto di quella volta che l'hai visto al Blue Note. La seconda volta che l'ho visto dalla balconata per guardargli i piedi. Ok. Cioè solo per capire che cosa fa. Questa roba come l'avevi detto quando abbiamo registrato la serie didattica interamente dedicata a Michael Landau che c'è su Vibly. Esatto. Se volete, se quello è più un discorso approfondito. Esatto, ecco. Oggi non è che c'è la bacchetta magica con questo fate Lando, perché quello dura un'oretta e mezza, è un discorso abbastanza impossibile da fare esattamente lui. Se volete c'è link in descrizione. E tra l'altro oggi è il Cyber Monday, per cui dateci un'occhiata perché per qualche giorno c'è ancora Vibly in sconto. Poi DD200 scusate, è Hall of Fame per quanto riguarda delay e riverberi, insomma, esatto, due sonorità. E poi l'ampli. Come detto, togliete i marchi, esatto, e cercate le sonorità. Non vi abbiamo dato queste. Se un pedale costa troppo, cercatevi la controparte di un nome della Muir che costa di meno. Suonerà meglio, suonerà peggio, non lo sappiamo, però comunque costa di meno, quindi vedete un attimo voi. Partiamo da una sonorità, magari facciamogli sentire solo il clean che abbiamo adesso. Ecco, esatto, cioè, spengo tutto. Qua nessun pedale acceso, esatto, questo è l'ampli. Solo l'ampli. Fine. È un Fender pulito, esatto, mettiamola così. Super clean. Faccio sentire altri accordi che conosco. Sì, no? Se hai un si minore. Perfetto. Quello, questo è molto utile per molto capire utile, il clean. Soprattutto sugli Android. Esatto. Si minore sugli Android. Su iOS non funziona tanto. Esatto. Vai tu libero, nel senso... Cioè, sì, il perché, soprattutto questa catena. Perché già tutti hai fatto... Hai anticipato magari i telespettatori, dice, ma perché ha messo questo, quello o quell'altro. Sono scelte dettate un po' dal gusto, più che da si fa così e basta. Perché alcuni pedali messi prima di altri ne possono anche compromettere il funzionamento, nel caso tu abbia bisogno di un qualcosa di specifico. E vorrei legarmi solo a un pedale in questo momento, che è il Maxon SD9, che tu prima hai giustamente detto. Questo è il cuore, questo è il cuore proprio del sistema. Perché... Bellissimo pedale. Esatto, un bellissimo pedale della Maxon, un pedale standard, mai stato modificato né niente, che solitamente la regolazione più standard che usano tutti è distorsione a 4 o 5, lever a 10 e toni a 0. È impossibile sbagliare. Okay. Quello è, non devi pensarci. Okay. È quella cosa lì. Ma cosa ti permette di fare? In questo momento adesso lo vado ad accendere. È il terzo pedale della catena. Prima abbiamo un Octavio, poi l'Univibe e poi questo Maxon. Adesso c'è solo il Maxon inserito, accendo per rispetto delle orecchie dei telespettatori un po' di delay e reverbero, perché almeno andiamo a... In questo caso, esatto, delay e reverbero servono per darvi un po' di effetto di stanza, non è che è né un tutorial né una spiegazione di The Edge degli U2, dove se no dovremmo stare qua, no, è solamente per avere un po' di alone, sì, ecco, un po' di alone. Ma la cosa bella del Maxon è che comunque, per la strato soprattutto, arriviamo a 5 del volume sul pick-up al manico. E il distorsore è acceso. Io posso anche salire. E riabbasso. Mega dinamico. Molto dinamico, però una cosa è chiara. Quando io scendo tanto e si abbassa molto il volume. Okay? È normale. Ma il problema è quando poi voglio salire per riuscire a far funzionare il Maxon come distorsore, quindi do più output dalla chitarra, vede che si alza di molto il volume. Quindi non vado a cercare di alzare il volume clean, ma cerco di abbassare il volume distorto. E come faccio? Qui entra in gioco, saltando due pedali, quindi accordatore e ultra vibrato, passiamo direttamente al Carl Martin, che fa la funzione del Marshall. Quindi io utilizzo il Maxon sempre acceso. Cioè io mi rifaccio a quella filosofia di Landau, perché non è che voglio fare il clone di Landau, non ho mai voluto fare il clone suo, è che sento nella sua musica, nel suo modo di suonare, una cosa che a me piace tantissimo e anch'io mi trovo a mio agio nel fare questa cosa. Magari c'è tanta gente che dice no, io questa cosa non la faccio, non farla, cioè, capito? Magari provarci per vedere se potrebbe essere una strada da poter percorrere. Comunque torniamo a noi, siamo in una situazione di clean. Io quando voglio avere il distorto apro sì il volume della chitarra, ma accendo il Plexiton, che è regolato con un volume un po' più basso rispetto al clean,
non come si fa di solito che il distorto è più alto, questo flexion è più basso, quindi... Vado ancora a abbassare un pelino, visto che siamo in diretta. Spengo. Quindi sono matchati sul volume basso che ottieni, esatto, svuotando le S9, esatto, abbassando il volume. Sembra un casino, chitarra, però il discorso più semplice è spegnere tutto e faccio sentire il clean col volume 10 della chitarra. E così distorto, è molto più basso. Che uno dice, vabbè, dai, alzalo. No, dipende da cosa devi fare. Prima di questo, io, avendo questo sempre inserito, gioco clean, plexiton spento. L'SD9 non lo calcolo, okay, più. Adesso l'SD9 è acceso. È acceso, riacceso l'SD9 e il plexiton è spento. Quindi sono in una condizione di 5 sulla strato, bridge pickup. Clean. Mi sembra abbastanza clean. Poi è chiaro che sono tutte micro spostamenti. Potrei alzare un po' di più il plexiton. Spengo. Esatto. Ok. Questo plexiton non è nient'altro che il channel switching di un amplio due canali. Certo. Se avessi un DS900 o il mio custom audio o un altro amplificatore, che giustamente non ho voluto portare, mm-hmm, perché dico, mi trovo in una situazione dove, salve, sono in un negozio, anche perché e devo fare questa cosa. Treno. Sono venuto in treno, quindi è una cosa pesantissima, sì, 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 il custom audio ovviamente. Questo lo faccio quando non ho un amplio due canali. Okay. Rimane la costante dell'SD9 e plexiton o un qualsiasi altro pedale di stampo però marshalloso, JTN45, Plexi, non un TS9 magari, un'altra, sì, cosa quella, okay, una cosa che ricordi un po' un ampio, questa è la base. È un utilizzo completamente anomalo rispetto a quello che si fa di solito, no, di solito, beh no, no, dico di solito, no, uno si aspetta il level matchati. Ah, parli, capito, di questo quel pedaletto, sì, 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 cioè, lo pensavo di ottenere più dinamica, no, da un, no, pedale, no, no, sennò Hendrix ha lavorato, certo, per niente, hai capito? Cioè, esatto. No, dicevo, normalmente uno mette i pedaletti e dice, ok, con uno faccio questo, sì, suono, con l'altro ne faccio un altro, li baso sul pulito dell'ampli, qua stiamo facendo una cosa diversa. È diverso, baso tutto con il Maxon. Cioè anche l'ampli è equalizzato per il Maxon acceso. Certo. Quindi se, infatti spegnendo il Maxon risulta un amplificatore molto... Però il pedale è molto gonfio, quindi io devo basare le mie orecchie su questo clean, non, certo, su quello del bypass. Certo. Ok. Quello non mi deve interessare. Quindi questo... Io c'è un po' di punta. E lavori bene anche con tutti i pick-up, chiaramente. Possiamo anche lanciare in un qualcosa di... Possiamo ancora abbassare, ma viene quella cosa lì e non c'è problema. Ed è acceso, adesso alzo proprio. Certo, e qua, cioè, ci sono S9 e Blackstone, chiaramente, chiaramente, chiaramente. Quindi questa è la base del suono e il video potrebbe anche finire qui. Ok, perché è una questione di filosofia, cioè c'è un pedale sempre acceso e un qualcosa che è molto più alto e pulito e un po' più crunch e un po' più basso, in modo da bilanciare al meglio cioè quello che io vado a dare con le mani, sì, la scelta del pick up e il volume d'uscita. Questa è la base. Tutto il resto, parlando di Landau, ho sbagliato, ma niente, è l'emozione, sì, di parlare di uno così bravo, perché è davvero bravissimo e non devo essere io a dirlo, chiaramente. Tutto il resto che c'è in pedaliera è ovviamente reverbero e delay, non caratterizzano nessuna, è brutto da dire, ma non vanno a caratterizzare un momento, un brano, un qualcosa, se sei negli anni 80 c'era Hall e mega delay, adesso è wet, dry. Ma il wet è mono, sì, ma c'è sempre un reverbero e un delay in parallelo, comunque, ok? In questo caso sono in serie perché sono, vabbè, dei pedali, sì, chiaramente non dilunghiamoci in queste cose, però sugli effetti al fine di ritardo non parlerei più di tanto, però capito? Però l'abbiamo ancora usato, Octavio, Vibe e Ultra Vibrato, esatto, cui uno costa un decimo degli altri più o meno. Allora, l'Ultra Vibrato costa esattamente quanto ho speso io per venire a fare Novi Ligure, Torino, Novi Ligure in treno oggi. Perfetto. Uguale, no, ma identico. Ed è un pedale, fatemi sentire perché, certo, è incredibile.
da questo momento in poi non lo diciamo neanche più, l'SD9 della Maxon è sempre acceso, ok? Quindi tutto quello che sentirete sarà una conseguenza di questa cosa. Lo spengo. Unito anche al pedale del volume. Swell. Sì. Oh, è bellissimo. È bello perché è realmente uguale, identico al Boss VB2. È un pedale che la Boss ha rifatto nella serie Waz. Mm-hmm. Ok. E quello originale ha raggiunto delle quotazioni abbastanza alte. Non parliamo di quotazioni del clone, però insomma, c'è un 3-1-0-1-0, visto anche un 4-1-0-1-0 per quello originale. Questo, devo dire la verità, ho avuto modo di confrontarlo con l'originale, io credo sia uguale. E poi uno può dire, ma sì, lo dici tu che non capisci niente, e cioè, avete pienamente ragione. Ma l'ha detto anche Josh Scott, che è il capo di GHS Pedal, sì, e ha fatto un video, okay, anche non per mandare i clienti, no, vadano pure gli altri concorrenti, e ha scritto uguale, c'è proprio il video, si chiama "Perché i pedali della Behringer sono così belli". Sì. Ma lui ha fatto proprio il lavoro del originale, clone, mm-hmm, A, B, cioè c'è poco da fare, non è certo che le parle basta come stiamo facendo noi, lo fa sentire davvero. Certo. Quindi non si giudica mai la copertina dal libro, mm-hmm, no, non si giudica mai il libro dalla copertina. Questa è colpa del sì, sushi che mi ha provato sì, a mangiare, che sono tutto ribaltato. Data male, però questo io poi alla fine ho detto, ma sì, quanto costerà? 19 euro, 24 euro, se non mi ricordo neanche cosa può costare questo pedale. Sì, comunque veramente uno dei pedali meno cari in assoluto. Una cosa che dici, vabbè, per quello che costa durerà da Natale a Santo Stefano, come si dice, e invece l'ho provato e ho detto, è bello, sì, perché ha lo stesso rumore di fondo del Boss. Okay. Non so come abbiamo fatto, ma è uguale. Vogliamo dargli un po' più di pathos? Alziamo un po' i livelli di eco e reverbero. E su un solo lui come lo userebbe questo? Se riabbasso un attimo i livelli. Ma su un solo lui riaccendiamo il Plexiton, quindi passiamo sì, sul canale, l'ipotetico canale distorto, anche su delle frasi. Accendo. E lui. Anche perché adesso la velocità è abbastanza lenta, il rate, ma se io vado un attimo ad alzarlo, sì, può diventare anche un'altra piccola. Eh sì. Quindi può diventare anche un po' Leslie, è molto sensibile, devo dire che ha una quantità di rate, quindi di velocità molto elevata. Infatti io sono a un quarto. E già. È già muove, e devo dire che non ho mai avuto un problema con questo pedale, perché comunque colora, ma in una maniera molto musicale. Okay. Molto musicale. Il vibrato, non so se magari non abbiamo ancora detto, che il vibrato fondamentalmente è un chorus. Mm-hmm. Ma nel chorus cosa succede? Che entra il segnale della vostra chitarra, va all'uscita, e il segnale modulato si mixa con la diretta. Il vibrato praticamente c'è uno dentro che con la forbice ha tagliato il cavo della diretta, e quindi avete solo l'onda del chorus fondamentalmente, sì, quindi è un chorus senza la diretta, il vibrato, che può dar fastidio un po' se non lo conoscete bene, poi potrebbe diventare un vostro grande amico, perché se quello che viene da fare solitamente all'inizio è metterne troppo e uno poi dice vabbè lo spengo, non mi piace, sì, invece tornare un po' indietro a dei livelli, adesso torno anche indietro di rate, di depth, dà proprio una stonatura come se io suonassi sempre con la mano appoggiata qui. Adesso lo spengo, diventa questa cosa, chiaramente sarei un pazzo se dovessi suonare così certo, tutta la vita, ok? Però abbiamo il nostro bel vibratino. Eccolo qua. E questo movimento che ho fatto è analogico.
Certo. Questo suona simile, certo. Se no a me piace anche di più, quindi vuol dire che va bene. Quindi questa è una cosa di modulazione che Landau usa sia sui puliti che sui distorti. Okay. Problemi non credo se ne sia mai fatti, okay. Anzi, sui distorti è ancora più bello, e l'ho messo però, attenzione, prima del Plexiton. Okay. Quando mi capita di usare l'ampli con i due canali, comunque quel pedale lì è prima. E quindi inevitabilmente vado a distorgere una modulazione, cosa che ti darebbero la multa, mm-hmm. alcuni forum di chitarra, invece a me non interessa e mi piace di più, cioè, scalda di più. Neanche a lui interessa. Però. A lui non gliene frega niente, lui fa quello che gli pare, lo fa sempre bene, e quindi sì. Per quello che lo adoro, ecco. Parlando invece di Univibe? Univibe è sempre un discorso legato più ai progetti solisti mm-hmm. suoi, quindi in particolar modo i Burning Water, okay. Che era molto legato al sound di Hendrix e Steve Ray, tuttora lo è, comunque si sentono tanto le influenze nel suo playing. L'Univibe è un'altra modulazione, stavolta vista più come un chorus, perché c'è la diretta e l'onda, e l'apposizionamento non è come il vibrato, l'ho messo addirittura prima del Maxon. Ho provato, ho fatto le mie tesi, le mie prove, mi piace avere l'Univibe prima delle distorsioni, okay. Ma di tutte, anche del Maxon in questo caso, perché lo va a colorare. Noi siamo Maxon sempre, ovviamente, ma il Plexiton però è spento. E entriamo un attimo in territorio a basso. Guardate. Ok. Siamo lì, sì. Territorio da Ender. Quindi è regolato più o meno, se avete sentito, è quasi la stessa velocità del vibrato. Però qui c'è la diretta, è un po' più liquido. Wow, c'è questa. Territorio hendrixiano. Cambio. Questo è meno aggressivo, è meno cafone. Sì. Ecco, il vibe proprio ti prende, no? Ti porta in un vortice, mm-hmm. il vibe. E sono tutte cose da utilizzare in base a come volete. Non è che per forza per fare quello ci vuole quello. Mi piace avere un paio di modulazioni, okay. da utilizzare proprio per avere più libertà. E ecco, se usi il vibe con una distorsione bella strong... Perché io non so già cosa succede. Beh. È quello, eh? Quello. Machine gun. Era machine gun per niente questa cosa, no, però fa niente, mi sono dovuto prendere un po' troppo. Ma in tutto questo stavamo parlando di Landau e siamo finiti su Hendrix che non è male, non è male. Però secondo me sottolinea un punto importante. Sì, che Landau è pieno zeppo di influenze, mm-hmm. cioè lui comunque per l'età che ha, che è, senza nessuna offesa, non è di primo pelo, certo. Ecco, comunque lui è nato nel 58, nel 59, all'età di 10-11 anni lui è andato con i suoi genitori a Woodstock e c'era lui lì a suonare, quello là. Okay, quindi è chiaro che lui è nato sia in uno stato che in un'epoca dove il chitarrero era Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eric Clapton, cioè erano quelli, certo. che uscivano alla ribalta, sono arrivati i Beatles, però lui era bambino, ragazzino, poi è diventato adolescente, insomma, no? E quindi questa cosa l'ha portato ad avere questo tipo di influenze, che sono molto, molto presenti. Ciò non voglio dire che Landau non sia un chitarrista con uno stile, però è chiaro che non ha mai fatto segreto di ciò che gli piace. E si sente chiaramente anche dalla scelta del setup. Certo. Per questo siamo poi arrivati a una composizione così variegata di tutto, perché abbiamo la modernità di avere comunque un delay digitale, un reverbero digitale, che si potrebbero mettere anche in stereo con due amplificatori, sì. capito? Quindi andare ancora di più nel mondo degli studi di registrazione con dei suoni
patinati, come sì. dicono, ok? Pedalare il volume, una bella gestione, ma poi tutto il resto, il concetto che ha lui in testa proprio di come suona, arriva da Hendrix, da chitarra, cavo, amplificatore. Ne voglio di più, tiro su, se non abbastanza accendo anche un altro pedale. Voglio di meno, abbasso e suono più piano. Questo è fondamentalmente. Certo. E l'assolo degli angeli, possiamo anche evitare di parlarne, che lo conoscono tutti, ma è quella cosa, se, cioè, comunque a un certo punto c'è il wah, c'è il momento anche di sclero, quello wah, 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 c'è quella parte lì, ma e lì va, lui parte, è molto hendrixiano. Sai che quando io l'avevo sentito, ero piccolino. Per quello non lo sa fare nessuno. No, così no, così no. Perché è nato, non è il lick che ti metti lì e lo studi, e non si può fare quella cosa lì. Devi suonare quella cosa ed è molto free, è molto libero. E se si ascolta quella solo lì, questo lo dico perché ho abbastanza cultura di tutti i lavori che ha fatto Landau, non tutti, però la maggior parte, che mi piace molto ascoltarlo. Era 1995-96, se non sbaglio, quando è uscito Gli Angeli. In quel periodo, comunque, lui era all'interno dei Raging Honkies, come band, e mi sa che forse era l'ultimo album dei Burning Water. Okay. Ecco, lui in quel periodo lì suonava così. Tu vai a prendere quei dischi dei Burning Water, di assoli degli angeli, ce n'è uno a pezzo. È quello che voglio dire, capito? Sì, sì. Che è un assolo stupendo, ma non è l'unica cosa che ha fatto quest'uomo, ok? Se vai a proprio analizzare periodo storico, sound, è il suono dei Raging Honkies. Se tu ascolti quel sound lì, è un astrato che è un po' Hendrix, è un po' Steve Ray, perché comunque sono anche dei lick suoi, sì, quella sì. solo... Ok, cioè. Anche se non è lo stesso lick, ma c'è quel mood lì, ok? Anche... È una gem, è come se fosse una gem blues rock e caratterizza quel periodo lì. Non ti dico che se lo chiamassero domani a fare i nuovi angeli lui non suonerebbe bene uguale, ma secondo me sarebbe diverso, perché chiaramente sono passati anche 8 anni, ha fatto anche altre esperienze e in questo momento è in un mood magari leggermente diverso, che è quello che poi ho sentito poco tempo fa quando è uscito il disco di Ramazzotti. Lui che lavora all'interno dei dischi, è chiaro che è abbastanza cambiata un po' la sonorità e il sound, è molto più clean, molto più corposo, lavora molto di più con gli accordi, cosa che magari un tempo non faceva. Certo, ecco, certo. È sempre comunque in continua evoluzione, non sto parlando che è un musicista che non potrà mai evolversi, anzi, ogni volta certo. è sempre diverso. No, quindi... Secondo me comunque ha una voce sua, al netto di tutto, perché poi adesso abbiamo fatto questo paragone con Hendrix, perché c'è assolutamente, però lui è un grandissimo musicista, se vi ascoltate i dischi suoi, in particolare secondo me quelli con i Burning Water quelli con i Burning Water sono meravigliosi, sono perché stupendi. Se vi piace Hendrix, se vi piace Steve Ray, comunque quei dischi lì sono pazzeschi, perché hanno poi un sound bello, ma perché? Perché comunque parliamo di un chitarrista che ha fatto tanti di quei dischi. Quindi, cioè, timing perfetto, suono perfetto, legato al mestiere, e poi giustamente tutto è tutto legato a ciò che lui piace. Tra l'altro, e poi quagliamo, timing perfetto nella sua, tra virgolette, imperfezione, cioè suona talmente di pancia che secondo me, cioè non è il timing perfetto, freddo, anni 80, capito? Tutto... Anche se lui era stato metà degli anni 80. Esattamente, sì, infatti l'ho detto, ho pensato all'inizio, proprio lui dico negli anni 80, però hai capito, no? Non è quello freddo, è quel tipo di perfezione, è quella perfezione che, come diresti te, segue l'onda del brano. Segue assolutamente l'onda del brano, ma non zoppica mai. Sì. Non zoppica mai. È quella la roba bella sua. Esatto. Comunque, cioè, quagliando un attimino, allora... Avessimo preso in giro, tra virgolette, che è un po' un titolo pedaliera di Landau. Sì. E questo è un concetto. Sì, certo. Ok, è un po' un concetto di quei due elementi che abbiamo fatto vedere tipo 7 ore fa quando abbiamo iniziato a registrare questo video qua. E adesso sono dei colori che poi, se non vi piacciono, potete anche non usare, ma la base è un'illuminazione. E la cosa è provare a fare quella cosa. Cosa posso rubare da tutte queste idee? La filosofia che sta alla base di Michael Landau, la filosofia di usare due pedali in questo modo, quindi uno sempre acceso, l'altro che... Cioè, uno sempre acceso, l'amplificatore paradossalmente al servizio del pedale sempre acceso, in questo caso l'SD9, il Plexitron che fa il Marshall anche lui al servizio del suono. Cioè, è completamente diverso rispetto a quello che si fa di solito, che è accendo l'ampli e regolo i pedali in maniera da avere lo stesso
stesso volume tra tutti e via. Esatto. È completamente un'altra roba. I pedali, tra l'altro, un paio di ambienti. Un paio di ambienti semplici, su quello non spenderei un paio di modulazioni che abbiamo però sentito. Però le modulazioni dove diamine gli pare a lui, non vanno necessariamente dopo i pedali della distorsione, lui mette prima, dopo, durante, gliene frega niente. C'è da ridere, questa cosa mi fa sempre tantissimo ridere, che lui si fa fare le pedaliere ultimamente da LA Sound Design, sì, che è uno molto molto bravo a fare pedaliere in America, e lui pubblica pedaliera di Melandau appena preparata per il nuovo tour, tutto contento. Poi inevitabilmente qualche mio amico, poi lo conosci, Matteo Chirivì, sì, che è un altro nerd come me di Landau, che è colpa mia proprio questa cosa, mi manda le fotografie dei Baked Potato di Landau con le pedaliere e gliele smonta tutte, perché lui c'ha il concetto Dave Phillips di mettere il vibe prima di questo, di quell'altro, poi gliele manda, vedi il velcro staccato e lui l'ha messo dopo dove voleva. La foto dopo ce l'ha prima, quindi neanche lui dice è questa, cioè è tutto da come voi sentite. Certo. Come suona il vibe prima di un distorsore? Così, bene, ma l'hai provato dopo? No, prova e dici è molto più bright, mi piace, esce di più, a me a posto, a posto. Fine. E non vergognarsi di mettere tutto a 10 o tutto a 0. Sì. Per questo questione che hai detto tu, che l'amplia il servizio del pedale. Sì. Recentemente ho fatto questa sorta di micro board su un altro ampli tipo Plexi Old Style. Se vedi le Q dici ma tu sei matto, presence 0, bassi 10, medi 2, alti 3, che da vedere è anche brutto. La domanda è, funziona? È quello che io li ho regolati non guardando, volevo sentire un po' di bright quando volevo aprire, un po' di ciccia quando aprivo, sì, col distorsore. Quello è quello che quell'ampli mi ha regalato, che certo, per me è giusto. Sì, sì, metti sì, tutto in bypass, è orrendo, sì, ma veramente perché, brutto. Tra l'altro non è che a metà vuol dire qualcosa, non vuol dire niente, è solo una niente, posizione che per gli occhi è metà, ma per il potenziometro può non essere, non è un punto di valore, è uguale a tutti esatto, gli altri, quindi non vi fate il problema. Se l'ha se ha messo un 10 è perché ci può arrivare. Esatto. Se ha messo uno 0 è perché può servire. Sì. E qua si è staccata ancora la telecamera. Allora, noi salutiamo da quest'altra, da questa telecamera, qual è? Da questa, quella lì. È tutto così, è una maledizione, ragazzi. Non si può parlare di lui, di Jimi non Hendrix. Bisogna. Comunque, l'altra volta si è spenta la luce, tutto, questa esatto, volta questa. Se non ci avete capito niente, chiamateci al 328. Esattamente. Esatto. E noi ci vediamo la prossima settimana, grazie a strumentimusicali.net. Che ci manda tante cose belle, ci permette di fare questi video. Grazie a Mattia Tedesco che sia stato insieme tutto questo tempo oggi e abbiamo registrato questo video così corposo, che spero vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo la prossima settimana. Ciao. Ciao.